Salutiamo i Persiana Jones. Va bene, allora come vi avevo anticipato, cari amici, sia quelli presenti qui in sala, ma anche i radioascoltatori, perché non dimentichiamo mai che noi andiamo in onda quando lo bue. Questa trasmissione viene registrata e poi mandata in onda su Radio Flash 97.6, sì, tutti i lunedì dalle 16 alle 18 più o meno. Più o meno, ecco. Più o meno. E in replica il sabato dalle 8 e mezza alle 10 e mezza. Ecco, non dimentichiamo quindi anche gli amici che ci ascoltano a casa o con lo streaming. Col podcast. E questa sera noi abbiamo il piacere di avere come ospite innanzitutto è facile dire un personaggio, perché lo è, ma è soprattutto una grande persona e poi un bravissimo professionista. Ha portato questa città alla conoscenza del mondo alla ribalta del mondo intero, perché le sue canzoni sono veramente state delle hit in tutto il mondo. Di milioni e milioni e milioni di dischi. Di dischi, ecco, venduti. Non so cosa voglia dire il participio venduti, però comunque sono tanti. Questo lo sono veramente tanti. E come dicevamo, oltre a essere un grande uomo, un caro amico, un grande personaggio del mondo dello spettacolo, io accoglierei con un grande applauso scrosciante Johnson Righeira. E anche noi ci abbiamo l'ospitone per il reopening di Roba Forte, grande Johnson, accompagnato da una bionda, in questo caso da Polso. Un abbraccio che commuove tra il dottore e Stefano Jones Righi, al secolo Johnson Righeira. Eccolo qua, Stefano. Ah, dottore, lei ha un buon profumo. È sempre un buon profumo. Io ho un piccolo vezzo, che è quello che uno mi lavo e poi mi piace anche profumarmi. Ecco. Ecco, so che delle volte in alcuni ambienti non piace questo. No, c'è una possibilità alternativa, quella quando si è di fretta, di profumarsi direttamente senza lavarsi. E quelle problematiche. Anche funzionare, dipende da quanto non ti sei lavato. Ma il profumo, se è un buon profumo, copre tutto. Copre tutto, quello sono d'accordo. Io lo sapevo che c'erano anche dei consigli, che abbiamo detto radio di servizio. Poi chiudiamo con i profumi. Certo, dottore, le chiedo scusa. Prego. Lei sa quanta stima io abbia da sempre nei suoi confronti, però prima di continuare a dire stronzate, voglio dire una cosa. Questa è una delle cose più divertenti che ci siano in Italia attualmente. Grande Johnson! Io avevo le lacrime agli occhi prima da ridere e mi capita una volta ogni qualche anno. Grazie, dottore, io la ringrazio perché lei è veramente in grado di curare la gente, meglio di tanti suoi colleghi. Ma guarda, Stefano e Johnson, ti ringrazio. Tra l'altro non ne sono consapevole, perché io penso di fare sempre un programma serio, è quello che, che mi preoccupa. È per quello che parlavo. È proprio per quello. Allora, io sono contento perché abbiamo un ospite che già diversi anni fa, a parte che ha fatto delle canzoni importanti che tutti abbiamo cantato e ballato, ma l'ha vista anche lunga, perché già tanti anni fa aveva scritto una canzone che poi è diventata un po' la colonna sonora soprattutto di Mao e lo Bue, che No Tengo di Nero. Quella non l'ho scritta io. Ecco, io ero più ottimista. Però quella l'hai interpretata molto sì, bene. Sì, certo, però. Ecco, molto bene. Posso adesso, perché ha visto che è entrato con la sciarpa, è inconsapevole, però il dottor ormai si sente un cantante. Quindi Johnson, noi ti abbiamo invitato qua perché io credo che lui voglia anche un po' carpire questa capacità che tu hai, non solo di fare delle canzoni che la gente canta così, canticchia, tu hai fatto delle canzoni... Scandisci meglio, che non capisco... Tu hai fatto delle canzoni... hai fatto delle canzoni che sono diventate degli inni degli stadi, cioè il massimo, quindi il massimo della popolarità. Lui credo che voglia cercare di rubarti questa cosa qua. Tra l'altro sì, in diversi stadi, ma soprattutto uno che per motivi ovviamente sportivi non amo tanto, che è uno stadio all'ombra di un
Come si chiamano quelle montagne che hanno un buco sopra? No? Ah, sì, un vulcano. Anche a me non piace tanto quella squadra là. No, neanche a me, no, certo. No, no, ma perché per fede sportiva, perché sono... Ci mancherebbe. Ti cantano loro? Sì, ecco, purtroppo sì. Purtroppo sì, però... Ecco, e non pagano i diritti. Ecco, tra l'altro... C'è tanto per dirne una carella, una carella. Vabbè, ma e poi tu cosa ti aspetti? Sono Napoli, ecco. Signor giudice, certo. Quelle già tanto non pagano manco i rovesci, figure di diritti. Ecco. Noi quando abbiamo una persona come Johnson, e quindi un personaggio dello spettacolo, siamo anche deficitari di domande. Tu volevi fare una domanda in particolare? No, non una domanda seria, perché io sono ammagliato, non vedo l'ora di fare qualcosa con lui. Ma adesso lo facciamo. Però prima voglio sapere da Johnson, lui ha partecipato a questo progetto recentemente, in realtà il disco è di qualche anno fa, addirittura lo intervistai in una radio concorrente, ma non ne parliamo adesso. Parliamo del progetto. Sì, una brutta radio, sì. È una brutta radio McBoon. No, c'era anche lui comunque. Era una roba del supermercato, però c'era questo progetto molto bello, curato tra l'altro anche dall'attuale direttore del Torino Jazz Festival, Neo, incoronato da poco, Giorgio Licalzi, e da il direttore Licalzi, che salutiamo, e il progetto si chiama Italiani. Si chiamava perché praticamente ci sono delle canzoni bellissime. Una delle poche cose serie che ho fatto nella mia vita. Tra l'altro hai cantato benissimo, ci sono dei pezzi appunto italiani di musica del passato reinterpretati da Johnson Righiera, Giorgio Licalzi e Carlone della banda Osiris, in maniera sopraffina. Ma è un progetto molto particolare perché siamo tre personalità decisamente differenti, e più o meno la mia storia è, ahimè, conosciuta da parecchia gente. Quella di Giorgio, purtroppo per lui lo sarà presto, quando ci sarà il festival, il Torino Jazz Festival, perché è direttore del Torino Jazz Festival, sono cazzi suoi. Mentre Gianluigi Carlone è uno dei componenti della banda Osiris, devo dire, c'è tre persone che apparentemente non c'entrano nulla l'una con l'altra. Abbiamo fatto questa cosa che è un progetto sulle canzoni italiane. Scelte un po' da uno, un po' dall'altro, ognuno ha scelto le cose. Io ho scelto gli Schiantos, un altro ha scelto Gino Paoli, abbiamo scelto Piero Ciampi, Lucio Battisti, cioè ognuno ha proposto delle cose. Abbiamo fatto Battisti, quella canzone è molto Il Veliero, non proprio non è tra i conosciute, no, il certo. Veliero va, sì, bellissimo, bella quella. È molto bella, molto. È bellissima. Detto questo, no, è stata una cosa strana, perché poi è uno spettacolo pieno di video, insomma, adesso non vorrei dilungarmi su questa cosa. Uno spettacolo che come fai qualcosa al di fuori un pochino dagli schemi, non è che poi hai dei riscontri eccezionali, però è stato bello, perché io ho fatto delle cose diverse da quelle che ho fatto in altre occasioni, e la stessa cosa vale per Giorgio e per Gianluigi. Poi, come diceva Fricantoni, anzi io vorrei ricordare due persone che non ci sono più, due persone che sono state completamente dimenticate. Uno è Fricantoni e l'altra è Maurizio Arcieri dei Crisma, due grandi personaggi. Io non voglio dire che personaggi più famosi che sono mancati hanno tutti i diritti ad essere ricordati e non lo meritassero, però in Italia purtroppo, come diceva Fricantoni, non c'è gusto ad essere intelligenti. Bello, bella, una frase bellissima. Grande Johnson. Adesso però l'abbiamo detto, è un peccato avere qui... Johnson, senza chiedere, Johnson, facciamo una canzone. Guarda, io e lui, io ho avuto la fortuna, insieme abbiamo avuto la fortuna di suonare e cantare un pezzo con Gipo Farassino. Tu te lo ricordi quella sera? Io suonavo le percussioni, tu cantavi insieme a Gipo. E facemmo Sancom Blues. Cioè, c'era uno che non aveva i capelli però quella sera. Hai ragione. Sei andato in Turchia a fare il trapianto. No, è che io ogni tanto penso di essere lui. Ecco, ho questa cosa, infatti, devo andare il 28 dall'ospedale. Sei schizofrenico, diciamo.
Pensa di essere Miccolis, lei, ecco, dottore. E comunque abbiamo avuto il piacere di fare questa cosa col grande Gipo, la canzone San Complu. Allora questa sera bissiamo, facciamo una cosa insieme, io, te, Mao e tutto il pubblico. Allora cosa vogliamo fare? Dai, scegliamo. Beh, dai. Cosa vuoi scegliere? Io non dico. Con la stagione che c'è ormai. Sì, prendo un vassoio. Ah, queste sono quelle prende due pasta. Queste sono quelle robe che suonano tutto, cioè suonano, prende il cassa rullante, tutto. Ma sì, sono quelle cose, diciamo, suona tutto, però. La cassa come la suoni? La cassa così. Ah, no, penso. Ok. Era una battutaccia, credo. Ah, era una. Ah, vabbè. Ecco, volevo farvi vedere il testo, me l'ha stampato Mao. Volevo farvi vedere, ma smetta, non cambierà la ricordati cartuccia la variazione da 18 anni. Ma non può fare. Fatela girare. È un problema di toner. Bravo, non sei testo. Dopo. Ti prego, falla girare almeno alle prime file, perché sembra che io dico palle. È una cosa importante da scoprire proprio, vero? Queste sono le cartucce che usa, ma se me la ridate. È bello che è arrivato, fa Antonio, l'ho stampata io la canzone. Fa piacere, ecco, grazie. E poi l'ha riciclata da Bravi Ragazzi, il pezzo di Luis Miguel. Questo vabbè, perché dobbiamo essere comunque green. Comunque, no? Dottore, io volevo dire che siete meglio di Made in Sud. Sì, questo mi forma, poi detto da te mi fa veramente piacere. Ma Mao è accordato? Io ti chiedo scusa, farei una Beguin. Facciamo la Beguin. È nacque così, nacque Beguin. Perché questa canzone nacque in Barriera di Milano. Ah, allora vedi, mi stai dicendo. Tutto torna. E questo è un aneddoto che da raccontare. E se uno. Si vorrei. Di scusa. Sì. Che momenti, ragazzi. Anche lo bue qua dietro di me, contrito. Un passo storico della canzone nacque sul 3. Mentre il tram 3, numero il tram. 3. Che... Questi non sono è un po' quello più di giovane, adesso, il tram numero 3 faceva Corso Palermo, erano altri, faceva tempi, altri percorsi. E quando passava sul ponte, sulla Dora, c'era questa immagine che ispirò uno dei passi fondamentali di questa canzone, che è una canzone nata in Barriera di Milano. Il kazoo non l'hai preso però. No, ma ce l'ho dentro. Fai finta, ok, fai finta. Ah, c'è il kazoo dentro, l'avevo sempre detto. L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande, lo sai che non mi va. In spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più. È il solito rituale, ma ora manchi tu. Brividi come il ghiaccio bruciano quando sto con te. Baciami, siamo due satelliti in orbita sul mar. È tempo che i gabbiani arrivino in città. L'estate sta finendo, lo sai che non mi va. Io sono ancora solo, non è una novità. Tu sai già chi ti dà il torrone, a me chi penserà? Languidi brividi insieme, brividi come ghiaccio bruciano quando sto con te. Baciami.
fotografia è tutto quel che ho, ma stanne pur sicura, io non ti scorderò. L'estate sta finendo e un anno se ne va, sto diventando grande anche se non mi va. L'estate sta finendo, l'estate sta finendo, l'estate sta finendo. Righeira! Un grandissimo applauso! Thank you! Un pezzo di storia, ma anche di geografia e della nostra. Anche due città. Pezzi, anche due pezzi. Grande! Maestro! Scusate? Vabbè, un po' di scompiglio è normale, a questo punto ci vuole, ci vuole, ci vuole. Lo bue le 10, si è messo in via. E mica ha lasciato il portafoglio là. I love you. Ah no, meno male. Grazie, a presto. Johnson, ragazzi. Mamma mia, che è...